Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare spesso di questi oggettini, i saturimetri, ma come funzionano? Che cosa fanno? A che cosa servono? Risponderemo a tutte queste domande dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Il video di oggi sarà completamente dedicato ai saturimetri, o più correttamente pulsossimetri. Il saturimetro serve a misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue. E ci aiuta a tenere sotto controllo questo importante parametro durante questa emergenza Covid per i malati sintomatici che però stanno per esempio a casa. Cosa succede spesso con i malati sintomatici di Covid? Che stanno a casa, controllano periodicamente la loro saturazione durante la giornata e se scende sotto alcune soglie, per esempio di sotto del 90%, dovranno o recarsi in ospedale o chiamare per ricevere una bombola di ossigeno. Questo strumento permette di non intasare gli ospedali perché molti sintomatici saranno a casa e si recheranno in ospedale solo se necessario. Ed è per questo che sono andati un po' a ruba, un po' ovunque. Per capire come funziona il saturimetro dobbiamo fare un passo indietro, cercare di capire come funziona la nostra circolazione sanguigna. Ogni volta che inspiriamo, facciamo entrare all'interno dei nostri polmoni ossigeno. Questo ossigeno poi entra in circolazione nel sangue attraverso i propri polmoni. L'ossigeno entra in circolazione nel sangue, ma non entra da solo, si lega ad una particolare molecola che si trova nel sangue, l'emoglobina. Non tutto il sangue però è ossigenato, noi distinguiamo due flussi sanguigni: il flusso sanguigno arterioso e il flusso sanguigno venoso. Il flusso sanguigno arterioso è quello ricco di ossigeno e quindi l'emoglobina è legata all'ossigeno. Il sangue arterioso, grazie alla presenza di ossigeno, risulta essere di un rosso più chiaro. Il sangue venoso, essendo privo di ossigeno, risulta essere invece più scuro. Questa distinzione è importante dal punto di vista fisico e in particolare dal punto di vista ottico. Tra il sangue arterioso e il sangue venoso c'è un'importante distinzione di assorbanza. Che cos'è l'assorbanza? In fisica l'assorbanza indica la quantità di radiazione elettromagnetica che un corpo assorbe. Vi faccio un esempio. Prendete la mia maglietta è blu. Che cosa significa? Che assorbe buona parte della radiazione elettromagnetica che incide e un po' la riflette. Quale sarà il colore che rifletterà la mia maglietta? Sarà la frequenza del blu. Perché noi vediamo il blu, quindi assorbirà tutto il resto. Quindi che cosa è stato visto? Che il sangue ricco di ossigeno assorbe principalmente nell'infrarosso, mentre il sangue povero di ossigeno assorbe di più nel rosso. Questo ci fa pensare perché il sangue arterioso, che quindi è un ricco di ossigeno, assorbe più radiazione non rossa, diciamo così, e invece quello non ossigenato, quindi il sangue venoso, assorbe più rosso perché è meno rosso. Su questo principio fisico si basa il saturimetro. Il saturimetro ha al suo interno due LED, uno rosso e uno infrarosso. Il principio di funzionamento di un qualsiasi saturimetro sarà quello di inviare delle radiazioni elettromagnetiche di rosso e di infrarosso e di vedere quanto rosso e quanto infrarosso ha assorbito per de determinare il flusso sanguigno totale e l'ossigeno contenuto in quel flusso sanguigno. Esistono due modi per fare questa misura. Uno sfrutta la riflessione delle onde elettromagnetiche e un altro sfrutta la trasmittanza. Che sia un dispositivo che sfrutti la riflessione o che sia un dispositivo che sfrutti la trasmittanza, avremo sempre due LED e due fotodiodi. I LED emettono radiazione elettromagnetica, mentre invece i fotodiodi sono sensibili alla radiazione elettromagnetica e ci danno la possibilità di capire quanta luce è stata assorbita dal dito. Come fa il LED a emettere radiazione elettromagnetica? Sia nei LED che nei fotodiodi avremo una banda di valenza e una banda di conduzione. La banda di conduzione ha un'energia maggiore rispetto alla banda di valenza. Nel LED l'elettrone si trova nella banda di conduzione, quindi ha un'energia maggiore. Fa un salto e passa alla banda di valenza, ma la banda di valenza ha un'energia minore. Per cui questa differenza di energia tra banda di conduzione e banda di valenza deve essere persa in qualche modo e la perde sotto forma di radiazione elettromagnetica e così emette o rosso o infrarosso a seconda del LED che stiamo usando. Nel fotodiodo avviene il contrario, l'elettrone si trova nella banda di valenza,
vuole fare un salto alla banda di conduzione, ma non ha abbastanza energia. Come fa a passare da una banda all'altra? Stavolta acquisisce l'energia elettromagnetica che sta ricevendo e riesce a fare il salto e passare da un'energia più bassa a un'energia più alta. Questo è il principio di funzionamento di LED e fotodiodo. Detto molto, 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 anche troppo semplicemente. Vi lascio qui i video dove ne ho parlato in maniera molto più approfondita. Nel dispositivo che sfrutta la riflessione, i LED e il fotodiodo sono sullo stesso piano. Le onde partono dal LED, arrivano al dito che in parte assorbe e poi vengono riflesse verso il fotodiodo che raccoglie. Nel dispositivo, per esempio come i saturimetri a pinza, invece il LED si trova da un lato, sotto solitamente, e emette queste onde che attraversano il dito e vengono raccolte dall'altro lato. Ecco perché si chiama trasmissione, perché queste onde vengono trasmesse attraverso il dito. In particolare, quindi, che cosa fa un saturimetro? Emette onde elettromagnetiche rosse, emette onde elettromagnetiche infrarosse. Dall'altro lato vediamo quanto infrarosso è raccolto, quanto rosso è raccolto, e riusciamo a capire quanto ossigeno c'è nel sangue. Il LED infrarosso misurerà quanto ossigeno c'è, ma per avere una percentuale dobbiamo sapere qual è il flusso sanguigno totale, e per questo ci aiuterà il LED rosso. Quindi, facendo una percentuale di quanto ossigeno c'è all'interno del sangue, riusciremo a capire la saturazione periferica dell'ossigeno, che solitamente è indicata come SpO2, ed è quello che trovate su tutti i saturimetri che sono in circolazione. Il saturimetro però non misura solo la quantità di ossigeno che c'è nel sangue, riesce anche a misurare la frequenza cardiaca. Come fa a misurare la frequenza cardiaca? Quando il cuore batte, il sangue viene spinto all'interno del nostro organismo. Nel momento in cui c'è stato un battito, le nostre pareti si dilatano un po', perché deve passare più sangue, perché è stato appena spinto. Quando invece il cuore si trova a riposo, le nostre pareti si restringono un po'. Quando le pareti si allargano un po', vuol dire che attraversa più sangue, quindi c'è un volume maggiore di sangue che attraversa i nostri capillari, per esempio del dito. Al contrario, nel momento in cui il cuore è a riposo, passa a meno sangue, quindi il volume è minore. Quindi il nostro saturimetro che fa? Noi sappiamo che in alcuni momenti abbiamo dei picchi di volume del sangue. Il saturimetro li misura e, in base a quanti picchi ci sono stati, per esempio in 5 secondi, riesce a capire la nostra frequenza cardiaca. Grazie al LED che è dietro la nostra fotocamera possiamo misurare solo la frequenza cardiaca. Il nostro smartphone ha un solo tipo di LED, per cui potrà misurare solo la frequenza cardiaca, perché riuscirà a vedere il volume e basta. Ho visto che ci sono diverse app che dicono di essere dei saturimetri, ma in realtà non può farlo il nostro smartphone. Stesso discorso vale per questo: ha solo un LED, per cui riesce a fare solo la misurazione della frequenza cardiaca. Ho visto che ultimamente qualche smartwatch ha anche la possibilità di misurare la saturazione, perché probabilmente avranno inserito un secondo LED, perché c'è sempre bisogno di un LED che controlla una cosa e un LED che controlla un'altra. Abbiamo parlato adesso dal punto di vista fisico, ma vediamo un attimo dal punto di vista medico quali sono i valori della saturazione. Allora, tra il 96% e il 99% è un'ottima saturazione, ed è quella normale per tutti gli esseri umani. Poi abbiamo valori tra il 90 e il 95% che sono considerati preoccupanti, ma non troppo, e al di sotto del 90% molto molto grave. Bene, questo è tutto per oggi. Se avete domande, lasciatele qua sotto. E noi ci vediamo in un prossimo video.